Prego il dottor Marco Campus, che ci parlerà del ruolo dell'alimentazione nell'infezione da HIV. Anche questo è un argomento nuovo che trattiamo per la prima volta, per il quale, come avevo detto stamattina all'inizio della nostra riunione, abbiamo avuto anche il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, che ha contribuito anche alla riuscita di questa giornata. Grazie agli organizzatori del congresso, professor Angioni, la professoressa Mura, dottor Farci, ringrazio gli sponsor. E cerchiamo di non tediarvi troppo con questa relazione. Diciamo che nella storia dell'infezione da HIV uno spartiacque è stato rappresentato dalla possibilità di avere una terapia antiretrovirale, quindi una terapia che sia stata in grado di poter contenere l'infezione dal retrovirus dell'HIV. Quindi noi abbiamo che negli anni 95-96 abbiamo avuto un calo della progressione dell'infezione dell'HIV verso una forma di AIDS conclamato e quindi anche una conseguente riduzione della mortalità. Ma come ogni buona medaglia, anche questa presenta un retro della medaglia, ovvero sia la terapia antiretrovirale tra gli effetti collaterali ha quelli di alterare il metabolismo lipidico e glucidico e quindi in ultima analisi di poter portare il paziente a un maggior rischio di sviluppo di malattia cardiovascolare. Per cui per poter cercare di correggere questi effetti collaterali di questa terapia salvavita si può utilizzare l'attività fisica e poi un corretto regime alimentare. Un corretto regime alimentare si basa sull'assunzione di composti organici e inorganici che abbiano funzione nutritiva, funzione plastica oppure sostanze che siano dei catalizzatori per le varie reazioni endogene del nostro organismo. Abbiamo che l'alimentazione fornisce di diversi nutrienti a seconda del tipo di alimento, per esempio cereali e tuberi sono fonti di glucidi, le carni sono fonti di proteine, gli oli fonti di grassi o di vitamine, frutta e verdura di acqua, di fibre e di sali minerali. Noi quindi dobbiamo assumere quotidianamente dei nutrienti come le proteine, che hanno un apporto calorico di 4 calorie per grammo e rappresentano il 50% dei composti organici del nostro organismo e il 18% del nostro peso. E sono composti da una serie di aminoacidi, di cui 8, i primi 8 di questa diapositiva, sono essenziali, nel senso che devono essere apportati assolutamente con la dieta, in quanto il nostro organismo non riesce a sintetizzarli. L'arginina e l'istidina invece non vengono sintetizzati dal bambino. E le proteine vengono divise in proteine ad alto valore biologico quando sono complete e bilanciate in tutti gli aminoacidi essenziali, e a medio valore biologico quando sono carenti di uno o più di essi, e basso valore biologico quando invece non contengono uno o più di questi aminoacidi, ad esempio le proteine dei cereali. Poi abbiamo i lipidi o grassi, che rappresentano circa il 17% dell'organismo umano, sono acidi grassi saturi di origine animale, insaturi di origine vegetale e poi si trovano nei pesci. Poi abbiamo i trigliceridi, i fosfolipidi, il colesterolo che viene sia prodotto dal nostro organismo sia apportato con la dieta. Come fonte di energia un grammo di lipidi apporta 9 calorie per grammo. Gli acidi grassi insaturi si dividono in cis e trans e poi abbiamo importanti anche i grassi idrogenati industriali che si ritrovano fondamentalmente nei prodotti da banco, nei prodotti di pasticceria da banco. Anche qui abbiamo degli acidi grassi essenziali, linoleico e linolenico, che non vengono sintetizzati al nostro organismo e sono importanti per la formazione poi di sostanze quali per esempio le prostaglandine che vengono sintetizzate nel nostro organismo, ma senza questi non possiamo avere la formazione.
Possiamo vedere molto rapidamente, i grassi saturi si ritrovano nel burro, nel formaggio, nella carne, nell'olio di cocco, i monoinsaturi invece nelle olive, nell'olio d'oliva, nelle noci, nella frutta secca, i poliinsaturi sono omega 3 e omega 6, quindi nei pesci, anche qui nella frutta secca. Invece gli acidi grassi trans si ritrovano come ho detto prima, sono acidi diciamo industriali. Una volta assorbito, sappiamo che i grassi vengono assorbiti come chilomicroni, poi si ritrovano nel nostro organismo come VLDL, che sono lipoproteine leganti trigliceridi, LDL, che sono proteine a bassa densità leganti il colesterolo e tendono a depositarsi nei vasi sanguigni, HDL, che invece portano il colesterolo verso il fegato per la sua escrezione, e le LDL e le HDL tendono anche a drenare gli eccessi di colesterolo depositato nelle arterie. Infine, in ultimo, come nutrienti abbiamo i carboidrati, che possono essere semplici o complessi, che rappresentano il 40-50% del rapporto calorico quotidiano e apportano 4 calorie per grammo. È importante l'indice glicemico, che è la misura della reazione alla glicemia dopo 2 ore dall'ingestione di un dato alimento, rapportata all'ingestione standard di esempio del pane bianco, e dipende questo indice glicemico dalla quantità di fibre, di grassi, di glucosio presenti nel cibo, tenendo presente che il glucosio ha un indice glicemico pari a 100. Il pane bianco, il pane integrale intorno sotto gli 80, e il fruttosio, un zucchero naturale utilizzato anche come dolcificante, un indice glicemico molto basso, tra i 20 e il 29%. Questo è importante perché alimenti che hanno un elevato indice glicemico provocano un rilascio elevato di insulina, quindi un calo della glicemia e quindi altrettanto rapido, e quindi altra richiesta di cibo per riportare la glicemia a un valore ottimale, mentre gli alimenti che hanno un indice glicemico più basso riescono a mantenere la glicemia a dei valori molto più costanti, glicemia e insulinemia a limiti più bassi e più costanti. Ancora abbiamo le fibre, che non danno apporto calorico ma sono importanti nella salivazione, nella formazione del bolo alimentare, e sono importanti anche nel transito nell'lume intestinale del materiale in digestione, tenendo presente che 100 grammi di fibre trattengono 400 grammi di acqua. Le vitamine e composti organici importanti, che non danno alcun apporto calorico, sono importanti per molte reazioni, per esempio la vitamina A, importante nella vista, che nei pazienti HIV che non prendono terapie in fasi avanzate può subire dei vulnus. La vitamina D, che è importante per il metabolismo osseo, la vitamina K, che assieme alla vitamina C è importante per controllare il sanguinamento e anche come capillaro protettrice, le vitamine del gruppo B che sono importanti per le malattie della cute, e la B12 per esempio, che interviene nella formazione dei globuli rossi. Poi abbiamo i sali minerali, andiamo molto velocemente su questi, l'acqua, che può essere assunta sia come acqua, sia come bibite, sia come alcolici, tenendo presente che questi invece danno un apporto calorico che è pari a 7 calorie per grammo, e le bevande nervine, caffè, tè e cioccolata. E ancora, noi per un corretto apporto lipidico dobbiamo tenere presenti diversi fattori: il peso corporeo, il metabolismo basale, l'azione degli alimenti, la termoregolazione, l'attività fisica, condizioni fisiologiche particolari. Per l'apporto calorico è importante l'indice di massa corporea, che si ottiene dividendo il peso per il quadrato dell'altezza diviso elevato al quadrato espresso in metri. Un BMI per un soggetto normopeso è compreso fra 18,5 e 24,9. Valori superiori o inferiori sono valori non esattamente corretti. Un'obesità grave, per esempio, si ha quando l'indice di massa corporea supera i 40, mentre una malnutrizione grave si ha quando è al di sotto di 15,9. E per un apporto dietetico, quindi, dobbiamo avere, se una persona non ha un BMI ottimale, bisogna calcolarci il peso desiderabile, che si ottiene moltiplicando per 25 il quadrato dell'altezza, sempre espresso in metri. Poi bisogna calcolare il metabolismo basale e il livello di attività fisica,
e quindi alla fine noi abbiamo il fabbisogno calorico quotidiano. Il metabolismo basale lo si può evincere a diverse tabelle, per esempio queste utilizzano il metabolismo basale, si ottiene a partire dal peso oppure dalla statura, tenendo presente che per la statura sono delle tabelle che vengono utilizzate per bambini e per adolescenti. Poi abbiamo altri fattori di correzione per l'attività fisica, anche questa qui varia a seconda dell'età, del sesso e del tipo di attività fisica, se è leggera, moderata e pesante. Quindi quando noi moltiplichiamo il metabolismo basale per i fattori di correzione abbiamo il fabbisogno calorico giornaliero, e questo è valido per tutte le persone. Il fabbisogno calorico giornaliero deve essere apportato dal 60% di carboidrati, 25% di lipidi, 15% di proteine. Le proteine devono essere per 2/3 d'origine vegetale e per 1/3 d'origine animale. Devono essere apportate da 0,5 grammo a 0,6 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. I lipidi devono essere assunti nel 10% e non oltre, possibilmente i lipidi saturi, 2% di essenziali, al massimo 4-6%, e non bisogna superare un apporto quotidiano di 300 mg di colesterolo. I glucidi devono non essere oltre il 10% riguardo a monosaccaridi e disaccaridi, e l'amido almeno il 40% del apporto calorico, almeno 35-40 grammi di fibre, vitamine e sali minerali, acqua almeno 2,5 litri, oppure si calcola 1 grammo d'acqua per ogni caloria assunta, e poi alcol 30 grammi al giorno per l'uomo, 20 grammi al massimo al giorno per la donna. Durante un processo infettivo, però, l'assunzione e l'assorbimento delle sostanze nutrienti tende a calare, di converso invece tende a aumentare l'utilizzo e la perdita degli stessi. In caso di infezione HIV, gli effetti che si hanno sullo stato nutrizionale iniziano precocemente, in modo per lo più asintomatico, e si aggravano nel tempo. Le cause sono diverse: abbiamo un inadeguato apporto alimentare, abbiamo malassorbimento, abbiamo un aumentato dispendio energetico, abbiamo un ipercatabolismo. I farmaci per la loro, giocano il loro ruolo, potendo causare nausea, potendo causare vomito, essendo causa anche di diarrea. Quindi ridotta assunzione di nutrienti si può avere per difficoltà della masticazione, della deglutizione, ad esempio anche il paziente vi ho fatto vedere prima i colleghi di Sassari, che aveva problemi di deglutizione anche per i liquidi. Poi abbiamo alterazioni del gusto, depressione, ansia, che quindi portano il paziente a mangiare di meno, nausea, vomito, dolori addominali, febbre. Poi la diarrea può invece essere causa di aumento della velocità del transito dei nutrienti nell'apparato gastroenterico, possono esserci lesioni infettive che danno un ostacolo al transito, o anche delle pseudoaderenze intestinali, ci possono essere delle enteriti, quindi una riduzione della superficie assorbente, mal di gestione per deficit di lattasi, oppure pancreatite, colecistite. Ancora, le elevate replicazioni virale oppure infezioni secondarie o i farmaci, anche la febbre, sono cause di aumento del dispendio energetico. Le citochine, in particolare TNF-alfa e l'interleuchine, danno un ipercatabolismo muscolare. E ancora, possiamo avere un alterato metabolismo per insulino resistenza e ipertrigliceridemia, oppure per le variazioni di tessuto adiposo. Fondamentalmente, io adesso farò degli accenni sulla lipodistrofia, accenni dietetici nei pazienti con infetti con HIV e virus epatitici, interazioni fra l'ART e l'alimentazione e la Wassing sindrome. Col termine di lipodistrofia intendiamo una serie di alterazioni della distribuzione del grasso corporeo che si manifestano in modo graduale dopo alcuni mesi da un inizio della terapia antiretrovirale. È una sindrome che si accompagna a alterazioni del metabolismo glucidico, lipidico e minerale. L'origine è multifattoriale, entrano infatti in gioco fattori genetici propri del paziente, un'attività diretta del virus e la terapia antifarmacologica. La terapia farmacologica in particolare può dare lipodistrofia per un'azione degli inibitori delle proteasi e della stavudina. Le lipodistrofie vengono divise in lipodistrofie con perdita di tessuto adiposo, senza riduzione del corpo del Bichat o con riduzione del corpo del Bichat, accumulo di tessuto adiposo in un solo distretto, in più aree, oppure sia una lipomatosi diffusa. Poi si hanno quadri misti, sia con lipoatrofia sia con lipoaccumulo, oppure alterazioni metaboliche isolate.
Comunque sia, nei pazienti affetti da HIV, in terapia antiretrovirale noi osserviamo, da un punto di vista laboratoristico, un netto aumento dei trigliceridi e un aumento di colesterolo totale e di LDL. In pazienti HIV positivi che non assumono terapia antiretrovirale, invece abbiamo soltanto un lieve aumento dei trigliceridi e un calo di colesterolo totale e delle sue frazioni a alta densità e bassa densità. Il meccanismo eziopatogenetico. Allora, in questa diapositiva rappresenta schematicamente la cellula, l'adipocita periferico, e acidi grassi circolanti, trigliceridi circolanti. Quando noi assumiamo gli inibitori delle proteasi, questi da un lato vanno a agire sulla proteasi virale, dall'altra parte agiscono a livello dell'adipocita, causando una riduzione della proteina citoplasmatica legante l'acido retinoidico di tipo 1 e causandone quindi una diminuzione. E quindi questo causa un'alterazione della cosiddetta PPAR gamma, con conseguente apoptosi, ridotta differenziazione dell'adipocita e aumento dei trigliceridi circolanti. Ancora, gli inibitori delle proteasi vanno a agire a livello della LRP, che è la proteina correlata al recettore delle lipoproteine, con un calo della stessa, e quindi anche qui si ha aumento dei trigliceridi circolanti. Aumento del grasso centrale, aumento del grasso mammario per effetto estrogenico, insulinoresistenza, da cui ne consegue diabete di tipo 2, in più le citochine alterate, TNF-alfa e interferone gamma, aumentano a loro volta i trigliceridi circolanti e sono causa di un calo del colesterolo HDL, che è quello che abbiamo detto prima, azione protettiva. Quindi la proteasi virale è analoga a questa proteina citoplasmatica legante all'acido retinoico. E gli inibitori delle proteasi inibiscono questo enzima e quindi si dovrebbe avere un eccesso di stimolazione del complesso dell'acido retinoico con la PPAR gamma, con aumento dell'apoptosi, diminuzione degli adipociti e o ridotto stoccaggio dei lipidi. Mentre l'inibizione della lipoproteinlipasi alla fin fine causerebbe un ridotto clivaggio dei trigliceridi. Ancora, si ha riduzione del catabolismo epatico dell'insulina con iperinsulinemia, alterazione delle cellule beta del pancreas e quindi inibizione della lipogenesi, stimolazione della lipolisi, aumento di acidi grassi liberi, trasmutazione di questi in glucosio, ulteriore aumento dell'insulinemia e quindi diabete mellito di tipo 2 e lipoatrofia. Invece gli NRTI danno un danno mitocondriale interferendo con la DNA polimerasi di tipo gamma, con tossicità a carico degli adipociti, ma anche neuropatia periferica, acidosi lattica, pancreatiti e anche effetti collaterali ben noti. Allora, della correzione chirurgica ha già parlato il dottor Nardi. Da un punto di vista farmacologico si utilizzano le statine, si utilizzano gli omega 3, si utilizzano i fibrati. Da un punto di vista alimentare i consigli sono quelli di mantenere la quota lipidica entro il 35% del totale. Gli acidi grassi saturi devono essere al massimo il 7% delle calorie totali apportate, con una riduzione di apporto di grassi d'origine animale e di grassi idrogenati. Ridurre al massimo possibile l'apporto del colesterolo. L'olio d'oliva deve essere la fonte principale di acidi grassi monoinsaturi, arrivando al 20% delle calorie totali di origine lipidica, e bisogna aumentare l'apporto di omega 3. I carboidrati dovrebbero rappresentare al massimo il 60% dell'apporto calorico, con una riduzione degli zuccheri semplici sino al massimo del 15%, e preferire zuccheri complessi o alimenti a basso indice glicemico e ricchi di fibre. Le proteine provenire da carni magre, possibilmente private da grasso, visibile dalla pelle, assumere legumi, frutta secca oleosa e sostituire una o due volte alla settimana la carne con un piatto unico a base di cereali e di legumi. Quindi sconsigliati in caso di dislipidemia, burro, margarina, latte intero, formaggi fermentati, carni grasse, uova fritte, o come pesci, l'anguilla, l'aringa, le frattaglie ancora, i superalcolici e i fritti. Da usare con moderazione, non più di uova alla settimana, le patate, il prosciutto crudo e i formaggi freschi. Consigliati l'olio extravergine d'oliva, verdure e frutta fresca, legumi, cereali, carne magra, pesce fresco e latte scremato. Suggerimenti dietetici nei pazienti con infetti con virus epatitici.
Bisognerebbe suggerire a questi pazienti l'astensione dell'uso di alcol, ridurre i grassi di condimento, ridurre gli zuccheri semplici, se è presente ascite ridurre sale e apporto idrico, preferire cibi morbidi sevarici in modo da evitare e ridurre al massimo il rischio di sanguinamento e poi attenzione all'iperammonemia che da un punto di vista alimentare andrebbe corretta con una dieta fondamentalmente a base di pane, di farinacei, di frutta e verdura, riducendo al massimo la carne, il pesce e anche i latticini come fonte di aminoacidi aromatici. Riguardo all'assunzione della terapia antiretrovirale e il cibo, abbiamo che alcuni farmaci hanno bisogno di essere assunti a stomaco pieno, altri devono essere assunti a stomaco vuoto, o meglio un'ora prima o due ore dopo i pasti, per molti altri invece non c'è nessuna correlazione con lo stato di repressione gastrica. Col termine di Wasting Syndrome invece si indica la perdita del più del 10% del peso corporeo per durante almeno 30 giorni associata a un grave deperimento organico, a sintomi costituzionali quali febbre, astenia e diarrea, e la causa è data da una perdita progressiva della massa magra per ipercatabolismo e quindi se non viene posto rimedio si ha una progressiva insufficienza multiorgano che può anche portare all'exitus. Si hanno quindi le modificazioni corporee, il cosiddetto stigma, si ha un malessere interno e esterno, interno il paziente diventa irritabile, apatico, si ha perdita di concentrazione e quindi si ha un ridotto apporto alimentare ulteriore e quindi questa è una situazione che porta a un incremento di morbilità e mortalità. Le cause sono rappresentate da un aumentato fabbisogno di nutrienti, da un alterato utilizzo di nutrienti, da un'aumentata escrizione dei nutrienti stessi, ridotto introito alimentare, ridotto assorbimento alimentare. Le cause di apporto inadeguato sono diverse, abbiamo carenze socio-economiche, anche la carenza fisica necessario per poter acquistare il necessario per sopravvivere, una carenza nell'educazione alimentare che magari porta a mangiare prodotti già pronti, ansia, depressione, febbre, effetti collaterali dei farmaci oppure affezioni dell'SNC quali la demenza e in ultimo patologie del tratto gastroenterico, odinofagia, disfagia, diarrea oppure ostruzioni. In più abbiamo detto il ruolo delle citochine, il TNF ha un effetto anoressizzante, si ha una lipogenesi de novo, ovvero sia in caso di necessità il glucosio assunto non viene trasformato in energia ma viene trasformato in trigliceridi, poi si ha un ipogonadismo con un calo ulteriore della massa magra e una ridotta sensibilità all'ormone della crescita. È importante l'anamnesi nella valutazione della Wasting Syndrome, nell'anamnesi che deve controllare, indagare sulla educazione alimentare, su carenze socio-economiche, su fattori esterni quali tossicodipendenza, alcolismo, su cause ulteriori di anoressia e poi su sintomi organici, quindi nausea, vomito, disfagia, diarrea, steatorrea. Sì. Questa possiamo saltarla. Il trattamento è un apporto calorico elevato, sino a 3.000 calorie nelle donne e 3.500 negli uomini, di cui 1,2 grammi per chilogrammo di peso al giorno dati dalle proteine, implementazione vitaminica, nutrizione enterale o parenterale, albumina se inferiore a 2,5 mg, megestrolo acetato, anabolizzanti con tutti gli effetti collaterali che questi ultimi possono avere, che vanno dal sutismo all'ipogonadismo alla presenza di tumori epatici. Si possono dare delle sostituzioni con capsule, pastiglie, integratori alimentari che però in caso di sovraccarico, sovradosaggio danno effetti collaterali oppure si può tornare alla dieta, una dieta con la piramide alimentare, quindi a parte l'attività fisica quotidiana, pane, pasta, frutta, legumi, olio d'oliva tutti i giorni, settimanalmente dolci, uova, carni bianche, pesce e carne, non dico mensilmente, ma in periodi di tempo più rarefatti, quindi carni 3-4 volte alla settimana, insaccate 1-2 volte alla settimana, 2 uova alla settimana, e poi il piatto unico tipo pasta e fagioli 1-2 volte a settimana, e questa non è altro che quella che viene chiamata dieta mediterranea, quella che si utilizzava in Italia e in altri paesi del Mediterraneo sino a 50 anni fa, la carne giusto un giorno di festa, ed è stata la dieta mediterranea aggiunta nella sessione del 16 novembre ultimo scorso, aggiunta all'elenco dei beni intangibili dell'umanità.
Quindi, come conclusioni, molto velocemente, un'alimentazione sana contribuisce in modo importante al benessere dei pazienti HIV positivi, migliorandone qualità e quantità della vita. Seguire un regime alimentare come quale quello che è rappresentato dalla dieta mediterranea, preferendo prodotti locali e di stagione, è sinonimo di garanzia per la qualità e la salubrità dei prodotti stessi e ha come plus anche una ricaduta sulla salvaguardia dell'ambiente. Quindi, ritornando a quello all'ovo e alla locandina, mangia bene, cresci meglio, in questo caso vivi meglio.